jazz. And lastly, we bring you the B flat blues. The woozy woozy bluesy woozy woozy blues. La Dispoli, per come oggi noi la conosciamo ed apprezziamo, è il centro evolutosi da quel piccolo agglomerato urbano voluto nel 1888 dal principe Ladislao Descalchi. Solamente 30 anni fa, pensate, ci si ritrovava qui a festeggiare il nostro primo centenario. E solamente nel 2011, quindi 8 anni fa, il presidente della Repubblica concedeva il titolo di città al nostro centro abitato. Questo non implica il fatto che però, prima della storia a noi più vicina, più contemporanea, prima di quel fatidico 1888, il nostro territorio non fosse già teatro di eventi e di storie importanti, estremamente interessanti e soprattutto emblematiche. E quello che voglio oggi raccontarvi è nient'altro che uno dei più grandi gialli legati alla vita di uno dei maggiori geni della storia dell'arte italiana. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Non in molti sapranno che le ultime informazioni attendibili sulla vita di Caravaggio sono legate proprio al nostro territorio. Quel lembo di spiaggia che va dalla Posta Vecchia al Castello Descalchi, dove Caravaggio attraccò con la sua feluca nel luglio del 1610, di ritorno da Napoli e diretto a Roma. La morte di Caravaggio, che si pensava essere e si pensa tutt'oggi essere avvenuta a Porto Ercole, in realtà è fortemente messa in discussione e la Dispoli negli ultimi tempi si sta attivamente mobilitando per rivendicare il possesso, se non addirittura della morte, perlomeno degli ultimi atti registrati della vita del grande pittore. Infatti gli ultimi momenti della vita di Caravaggio a Porto Ercole rimangono un emblema e veramente ci sono molte cose che non tornano. Per un miglior approfondimento però vi invito a recuperare, se potete, lo speciale della rivista Tracciati d'Arte, uscita proprio qui il mese scorso sul litorale, che tratta dell'argomento in maniera esaustiva e soprattutto con pareri di persone preparate. Molti di voi ricorderanno la sua faccia sulle lire fino agli anni 2000. Chissà, altri lo ricorderanno magari per sentito dire tra i banchi di scuola, insomma, perlomeno coloro che hanno avuto la possibilità e la fortuna di studiare la storia dell'arte, intendo. Altri magari avranno visto la sua faccia in del merchandise venduto su Facebook o magari su Instagram. Comunque Caravaggio dirompente è letteralmente entrato nell'immaginario pop a partire già dal Novecento e ad arrivare fino a noi oggi. È stato un artista Caravaggio che prima di ritrovare fortuna ed essere riscoperto e apprezzato in tutta la sua genialità ed influenza nella storia dell'arte italiana ed europea, insomma, ha dovuto aspettare oltre 3 secoli, pensate. Dopo la sua morte, infatti, veramente in pochi sono stati capaci di capire e ben valutare la sua opera. L'opera di Caravaggio, infatti, è caratterizzata da un fascino magnetico, unico. Diciamo che non bisogna essere propriamente degli addetti ai lavori, anche solo per apprezzarne le qualità più squisitamente estetiche. Caravaggio, in quanto rappresentante quasi del popolo stesso, ha portato l'arte dal popolo al popolo, ha portato la divinità al livello del popolo e l'ha resa non solo in atteggiamenti umani, ma gli ha dato anche le sembianze, letteralmente, della persona qualsiasi, facendo in fin dei conti un po' lo stesso lavoro che Prassitele, nell'antichità, aveva fatto con la sua Venere Cnidia, la celebre pudica bagnante per intenderci. Prassitele aveva avvicinato infatti la divinità all'uomo e l'aveva resa in tutto il suo mistero e solamente celebrando un momento privato di vulnerabilità, il momento appunto del bagno della Venere. E quindi le divinità di Caravaggio, torniamo a lui ora, sono persone qualsiasi quasi, no? È gente comune, presa dalla strada e sacralizzata letteralmente. Le emozioni che provano le divinità di Caravaggio sono quelle che prova l'uomo qualunque.
I corpi delle persone che dipinge accompagnano il tempo degradandosi e sozzandosi, sporcandosi di una realtà che quasi neanche in minima parte rimane idealizzata, no? E quindi io da uomo ammiro l'arte di Caravaggio e sono all'interno della sua opera, sono all'interno del suo messaggio morale. Invece ora, parlando della persona, della vita del Caravaggio, questa è sicuramente stata segnata dal suo carattere molto irruento e scontroso. Questo è quello che ci dicono le fonti più vicine all'autore, e quindi parlo principalmente del Bellorio e del Baglione. Dicevamo che nel 1606 Caravaggio uccise un uomo in Campo Marzio a Roma. Questo durante una rissa scaturita, pare per uno screzio, ricevuto durante una partita di palla corda. La condanna fu la morte, e ovviamente per avere salva la vita fu costretto a scappare. Siamo nel 1606 e comincia una fuga che durerà per 4 anni. Dal 1606 al 1610 Caravaggio sarà a Napoli, poi a Malta per tentare di entrare nell'ordine dei celebri cavalieri, e poi scenderà in Sicilia, dove sarà a Siracusa, a Messina, a Palermo, e di nuovo sarà a Napoli per attendere la grazia da Roma. Proprio da Napoli Caravaggio si imbarcherà su una feluca diretta verso Porto Ercole per approdare sulle coste laziali e rientrare a Roma. Ora, quando Caravaggio attraccò su questa costa nel 1610, mise piede su un territorio che era sotto il dominio degli Orsini. Tutta la zona di Palo era feudo degli Orsini, e quindi probabilmente Caravaggio si aspettava di ricevere asilo, un asilo utile perlomeno ad attendere la conferma della grazia ricevuta da Roma. E questo perché a Napoli, per l'appunto, il cardinale Scipione Borghese gli aveva dato un'avvisaglia, gli aveva detto: ok, ci stiamo lavorando, potrai rientrare a Roma, però la conferma della grazia ricevuta ancora non c'era. Ma perché Caravaggio era tanto fissato all'idea di rientrare a Roma? Perché proprio l'urbe? Ebbene, sappiate che qui c'era una grande committenza, sia laica sia ecclesiastica, e resterà Roma centrale nelle vicende artistiche italiane, non solo, per tutto il XVII secolo. Se eri un artista che valeva qualcosa, se eri un artista di prima, di seconda fila, scendevi a Roma e avevi l'opportunità di farti conoscere e soprattutto di lavorare. La committenza migliore è qui, e se vuoi evolvere nella tua arte, allora Roma è la città perfetta. Invece, noi sappiamo però che la costa di Palo non era proprio quella più vicina a Roma. Ok, la di Spoli non è troppo distante dall'urbe, sono 40 km, però manco è la più rinomata o più famosa costa romana. Di fatto Porto Ripetta ed Ostia erano due luoghi per l'entrata via acqua a Roma più famosi e accessibili rispetto a questo territorio. Noi sappiamo da ricerche archivistiche che proprio nel gennaio di quel 1610 ci furono diverse piogge molto forti che allagarono e danneggiarono entrambi questi porti. Quindi, perché la feluca di Caravaggio attraccò proprio a Palo Laziale? Per questo motivo. Con tutta probabilità la notizia dei lavori per graziare Caravaggio non era ancora arrivata nei dintorni di Roma. Di fatto, appena Caravaggio mette piede sulla costa di Palo Laziale, viene incarcerato immediatamente dal comandante della guarnigione. Altre fonti invece sostengono perché è scambiato proprio per un altro criminale. In ogni caso, venne sicuramente incarcerato al castello di Palo, per l'appunto all'epoca Castello Orsini, e se intenzionalmente, appunto, o erroneamente, non è dato sapersi. Con tutta probabilità, in ogni caso, dopo veramente pochissimo tempo, una manciata di giorni, fu scarcerato. Durante gli accertamenti, la feluca su cui il pittore aveva viaggiato riprese il mare alla volta di Porto Ercole. Sopra l'imbarcazione
erano ancora custoditi tutti i beni personali che Caravaggio aveva imbarcato a Napoli. E tra questi, indovinate, c'erano tre tele che dovevano essere, al suo rientro a Roma, il salvacondotto pagamento verso probabilmente il cardinale Scipione Borghese o direttamente al Papa Paolo V per la grazia ricevuta. Al suo arrivo sulla costa di Palo Laziale pare che già la salute di Caravaggio non fosse nelle migliori condizioni, infatti trascurava alcuni problemi di salute, per l'appunto aveva riportato prima della partenza da Napoli delle lesioni dopo essere stato malmenato da alcune guardie locali. E aggiungiamo a tutto questo un sicuro stress psicologico portato dall'incarcerazione a Palo Laziale. La causa della morte di Caravaggio risulta non essere mai stata accertata. Nonostante siano state formulate diverse ipotesi, non abbiamo nessuna vera certezza. Bellori, per quanto riguarda gli ultimi momenti della vita del grande pittore, questo riporta: agitato miseramente da affanno e da cordoglio, scorrendo il lido al più caldo del sole estivo, giunto a Porto Ercole si abbandonò e, sorpreso da febbre maligna, morì in pochi giorni. Ok, siamo giunti alle ultime battute di questo discorso e proprio nel luglio del 1610, come ci dice Bellori, Caravaggio venne ritrovato esanime sulla spiaggia di Porto Ercole. Si tenta un salvataggio in extremis, ma non c'è niente da fare. Caravaggio, a 39 anni, muore. Il professor Pacelli dell'Università di Napoli negli ultimi anni ha voluto raccontarci una storia alternativa legata agli ultimi momenti della vita di Caravaggio, non più morto sulle coste di Porto Ercole, ma morto proprio qui sulla costa di Palo Laziale, raggiunto magari proprio da sicari dei Cavalieri di Malta, da cui Caravaggio, imprigionato, ricorderete, era fuggito. Non so voi, ma io trovo veramente emozionante anche semplicemente l'idea che Caravaggio abbia potuto calpestare proprio la spiaggia di questa città. Mi affascina in qualche modo, anche rattrista, pensare che la sabbia di queste terre conservi le risposte ad un mistero a cui non riusciamo a venire a capo da decenni, ma che dico da centinaia di anni. Bellori, nella sua biografia di Caravaggio, ce lo descrive insistendo letteralmente su tutto il nero della sua vita, dall'aspetto al carattere. Cito: i modi tenebrosi del Caravaggio acconsentivano alla sua fisionomia ed aspetto. Era egli di color fosco ed aveva foschi gli occhi, nere le ciglia ed i capelli, e tale riuscì ancora naturalmente nel suo dipingere. Pensateci, fermatevi un secondo a riflettere. Spettatrice degli ultimi momenti della vita di Caravaggio potrebbe essere stata proprio la sabbia nera, celebre e caratteristica della città di Ladispoli. A vederla retrospettivamente è suggestivo pensarla quasi come premonitrice e allo stesso modo quasi come omaggio all'imminente morte del pittore. Una sabbia nera che lo accompagna negli ultimi momenti della sua vita. Quindi la presenza di Caravaggio sulle sponde di questa spiaggia diventa particolarmente emblematica e, a tratti, permettetemelo, affascinante. Per chiudere il cerchio, 131 anni fa Ladispoli nasceva e 31 anni fa festeggiavamo il suo primo centenario. Solamente 8 anni fa gli veniva conferito il titolo di città. Ma non vi imbrogliate, questo stesso territorio, prima di questi 131 fatidici anni, è stato certamente teatro di eventi e di storie importanti, interessanti, estremamente interessanti e soprattutto emblematiche.